Ragazzi, ma che cazzo stiamo vedendo? Ma cosa sto vedendo? Cristiano Ronaldo da un lato, Mbappé dall'altro. La differenza che sembra abissale, ma qui ci sono scritti 0 gol e qua ci sono scritti 4 gol, anzi 4, 5 gol, 2 doppiette e un gol, assegnato a tutti, sì, 3 gol su rigore, ma vogliamo parlare di rigori della Francia inventati? No, lo so, c'ho la maglia della Francia, ho pagato una penitenza, ero in live sulla piattaforma Viola, mi raccomando, anche lì passate che faremo questa live pazze per altre partite, se mi viene in mente, avevo scommesso che a ogni gol di Ronaldo facevo una penitenza, a ogni assist di Pogba facevo una penitenza, ma ragazzi, ma Pogba dipingeva il campo oggi, ma ne parliamo, adesso manca 1:12 alla fine di questa partita tra Germania e Ungheria, ragazzi. A ogni gol cambia tutto, a ogni gol cambia tutto. La Germania sta avendo paura di prendere gol dall'Ungheria e ha avuto il miracolo di fare quel gol con Goretzka. Cioè, Löw sta allenando una squadra e non sa manco chi mette in campo. Ha messo Volland alla fine, Werner che non ha mai giocato, che è campione d'Europa. Va avanti, Sané, Sané, Sané. Mamma mia, ma ragazzi, fate veramente, veramente una delusione incredibile oggi. Una delusione, e Löw si dispera, ma sei un coglione te, è bene che tu arrivi secondo. Però la fortuna dei tedeschi, che sono incredibili, è che pareggiando vanno nel lato del tabellone, del deserto. Cioè vanno contro l'Inghilterra e poi in quella parte lì c'è solo l'Olanda. Invece dal nostro lato, sapete chi abbiamo? L'Italia, il Belgio che attualmente affronterà il Portogallo. Quindi affronteremo noi agli ottavi o il Sium o Lukaku se passeremo il turno ai quarti, volevo dire, dopo che comunque abbiamo la partita con l'Austria, per l'amor del cielo. Ma la Francia con quel regalino lì, perché quello nasce da tutta la partita che cambia. La Francia arriva prima in questo girone e quindi è nella nostra metà e finisce qui. Vergogna, dai, ma vatti a scaccolare, Dio Cristo. Incredibile, dai, come sono passati, come sono passati. L'Ungheria ha fermato tutti, anche i nostri cuori, ha fermato tutte le squadre. Di qua vanno ancora avanti Portogallo e Francia. Manca qualche minuto per decidere giustamente chi può arrivare primo. Ci segnasse un gol il Portogallo, la Francia ricambierebbe tutto. Qua c'è un contatto al limite dell'area su Coman, ma sembra essere fuori. Non ci credo. No, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non glielo possono dare, non glielo devi dare un rigore del genere. Non glielo dare neanche se c'è. Non glielo dare neanche se c'è. Non glielo dare neanche se c'è. Perché la simulazione di Mbappé del primo tempo è stata vergognosa. Uno come Mbappé che se ne vuole andare al PSG e tanti discorsi. Ha fatto una roba nel primo tempo su Semedo brutta, ma l'azione dopo ancora più brutta. Si è rimesso a volare in area di rigore. Uno come Mbappé, ragazzi, che deve ancora cercare il suo primo gol. Deve ancora cercarlo, ben se mai gol li ha trovati, perché Pogba ha dipinto per il rigore procurato, dove la palla non arrivava a nessuno, ma è partito dal suo lancio. Pochi minuti prima aveva fatto il lancio per il signor Mbappé e l'aveva tirato in faccia a Rui Patricio, un lancio pulito e regolare. Il Portogallo ha lasciato giocare Pogba senza avere marcature. E qua, guarda, guarda lavori, c'è Lloris anche lì, regalo completamente, ha spaccato la testa di Danilo Pereira. Ma qual è la realtà? Che possiamo dirlo, a questa volta ero scettico, ma tutte le squadre hanno i loro difetti. Portogallo che nella partita con la Germania si è dimostrata una squadra che quando gli togli un attimo gli equilibri, perché è una squadra che vive di equilibrio, vive, è una squadra molto più tattica di quello che possiamo immaginare, una squadra che ha avuto un girone orrendo e comunque fare 4 punti in un girone del genere non è una cosa da poco. Hai comunque vinto la tua partita con l'Ungheria, cosa che non è riuscito a nessuno, e quindi già questo insomma non era sottovalutare, visto che fra Francia e la Germania hanno faticato con l'Ungheria per portare a casa questo pareggio. La Francia che è stato un pochino vissuto con i colpi di singolo, poco gioco corale, decisione sui moduli, giocatori che sono stati messi, Rabiot schierato con l'Ungheria, poi tolto e fatto entrare, il casino che ho fatto buttando a terra la roba, Kanté che oggi ha avuto da vedersela addosso con un giocatore come Renato Sanchez dall'altra parte. Però letteralmente, qua non so, ragazzi, la schermata di Sky non mi mette neanche quanto manca. Vedo 3:50, non ci sono neanche i minuti di recupero. Cioè una cosa arancione, non si vede nulla, letteralmente niente. Quindi non so assolutamente che dire. 2-2, sembra che se la vogliono fa andare bene. Se la vogliono fa andare bene, li mortangurelli, li mortangurelli. Vi va bene il pareggio, eh?
Certo che mi va bene, ormai comunque sia il Portogallo comunque è passato, solo che il Portogallo adesso è passa da terza comunque, quindi il Portogallo se sta a famiglia ma non si sa il motivo, eh. Cioè il Portogallo anche se prendesse i gol passa da terza. Che stanno facendo? Sembra troppo strano. Mamma, se sta palla sfilava per Cristiano. La prende Pogba con la mano, ma qua c'è fallo. Cioè il Portogallo sta a fa melina, ma una melina inutile, perché il Portogallo con questo risultato arriva, comunque va da terza. Se perde arriva terza, se pareggia arriva terza, perché a pari punti, a 4 punti, Portogallo-Germania, scontri diretti. Germania, mi sembra leggermente una vittoria a dir poco larga. Germania che non perde, non perde i protagonisti, questo europeo li mantiene tutti perché non c'è stata nessuna eliminazione a sorpresa, oserei dire sorpresa la Turchia, ripresa in extremis, persino l'Ucraina, finisce così, me l'aspettavo che alla fine non si facevano troppo male queste squadre, c'era un'ipotetica possibilità di buttare fuori anche il Portogallo con una sconfitta con tanti gol di scarto, vanno insieme entrambe, bocciatura per il signor Mbappé però ragazzi ce lo troviamo dal nostro lato del tabellone. E quindi la situazione è questa, c'è un cazzo da ridere, volevo anche, speravo alle brutte, guarda, avesse fatto quel gol Sané sul contropiede, t'avevo detto, ti venivo qua e ti dicevo, come nel mondiale del 2006, ipotetica, potenziale, semifinale con la Germania e finale con la Francia, sto cazzo, perché adesso la Francia è del nostro lato, Italia-Austria, contro la vincente di Belgio-Portogallo, quindi, l'avevo detto, il Sium o Lukaku. Tutte queste affronteranno la vincente di Francia-Svizzera, che poi affronterà Croazia e Spagna. Da qua esce una squadra e da qua uscirà o l'Italia o l'Austria o il Belgio e il Portogallo. Dall'altro lato, e qua purtroppo si va sul deserto, o almeno con questa Germania e non più con l'Ungheria, c'è una squadra di valore... Galles-Danimarca, Olanda-Repubblica Ceca, quindi l'Olanda ha il diritto di arrivare in semifinale sulla carta, Inghilterra-Germania, partitona contro Svezia-Ucraina, che potrebbe essere un quarto di finale più brutto di quello che potrebbe essere l'eventuale ottavo. Quindi, ragazzi, c'è da dirlo, siamo finiti nella metà del tabellone più brutta di tutte. Dal lato della Francia, dal lato della Spagna, perché è sempre una squadra che rompe il cazzo, dal lato del Portogallo, l'ultima squadra di questa serie di 30 vittorie consecutive a buttarcelo in quel posto, era il 2018, sono passate tante cose, e dal lato del Belgio, ma quello lo sappiamo, praticamente l'abbiamo presa nel culo arrivando primi. Perché dall'altra parte c'è l'Olanda, c'è l'Inghilterra, c'è la Germania, ma se questa è la Germania, se quella lì è l'Inghilterra, onestamente, chi è arrivato prima, alla fine, purtroppo, c'ha sempre ragione, e Belgio-Portogallo sia, eventualmente, la nostra squadra che affronteremo ai quarti. Detto questo, tutti hanno i loro difetti, noi però siamo una squadra che ha qualcosa in più. L'ho vissuta veramente con l'ansia, perché ci speravo quasi quasi che i tedeschi andassero a casa, già... Pensavo una qualificazione incredibile, storica dell'Ungheria, però nonostante abbia fermato per 80 minuti il Portogallo, abbia fermato la Francia, appunto, ha fermato anche la Germania, ma la stava per battere per qualificarsi. Marco Rossi, non solo l'overall più alto di FIFA 97 o quello che era, ma veramente un italiano che ha reso quell'Ungheria una nazione dei colori dell'Italia girata a 90 gradi. Prendete la nazione dell'Ungheria, ribaltatela e ci fate i nostri colori. Non una casualità. Onore all'Ungheria, come tutti noi prendiamo la parte delle squadre povere, come dicevano nella casa di carta il professore. E vabbè, quello che sarà sarà. Tra due giorni c'è l'Italia. Torniamo a far sorridere i nostri tifosi. Torniamo a far credere a tutti che l'Italia avrà da dire la sua. Perché tutte le squadre adesso sì, le ho viste in difficoltà. E la Francia pensava una risposta sul campo. Il Portogallo gli ha risposto in faccia, seppur solo con rigori, ma con episodi entrambi netti. Mentre quelli con la Francia hanno condizionato. L'hanno mezza rubacchiata, sono primi e stanno del nostro lato del tabellone. Una cosa orrenda. Speravo di incontrarli se possibile solo in finale. Invece devo fare i miracoli, li becco solo in semifinale. Maledetti loro, maledetti loro, maledetti loro.